quel poco che noi peschiamo non riusciamo a sopravvivere, non ce la possiamo fare più. Siamo nel porto dell'Arenella. Il caro carburanti crea non pochi problemi ai tanti pescatori. Invece di uscire 5-6 ore, usciamo un'ora e rientriamo. Con il caro gasolio è diventato pesantissimo perché non riusciamo più ad andare avanti in questa maniera. Perché non c'è, il pescato viene a mancare tantissimo. Il costo del gasolio aumenta e noi non riusciamo più a sopravvivere. Sono aumentate tutte cose. E quindi se non andiamo a guadagnare a mare, non parliamo solo del caro gasolio, aumentando tutte queste cose, e da dove li dobbiamo prendere i soldi per poter campare? Questo è il nostro problema. Questo gasolio proprio ci ha messo in ginocchio, tutto il settore ittico l'ha messo in ginocchio e siamo costretti a stare fermi, uscire una o due giornate alla settimana. Non possiamo portare sempre spese senza pescato, perché il pescato è quello che ammortizza e che risolviamo il problema di tutti. Non si può calcolare perché giornalmente aumenta. Non è che c'è un calcolo preciso che magari c'è un aumento e si stabilisce questo aumento un mese, due mesi, tre mesi, qua giornalmente aumenta. Due mesi fa uscivamo avendo il gasolio al 50% di come ora. Ora aumentò il doppio, più del 100%. Anche diciamo, i commercianti che vengono ad acquistare si lamentano anche loro perché hanno pure l'aumento del carburante per trasportare questo pescato. La gente che diciamo con questa crisi che c'è non compra, tornando senza portare niente a terra già portiamo spese di carburante. Quelli che veniamo penalizzati in prima persona siamo noi, perché noi siamo costretti a stare fermi. Lavoro a quantità, come se chissasse. Ci sono elezioni e cose varie. Un gasolio tu fanno uscire di tutto il mondo. Amici, poi noi a quantità, sai che uscire quante è. A casa un po' tamoniano. Bravo. E a casa siamo sempre, ne veniamo sempre tutte, sì, a casa non c'è niente di guadagno però. Conviene mettere le barche a disarmo e stare fermi, perché è diventata insostenibile, la situazione è diventata insostenibile totalmente.